Bentornati in un mio nuovo video. Allora, a parte lo sclero totale, scusatemi la defaillance, anzi desabillé un po' tutto. Ora mi strozzo. Mi scuso innanzitutto se sentirete questo ma il ventilatore che è esattamente qua, perché fa troppo caldo. Oggi sono tipo, non so quanti gradi, ma troppo pochi. Questo è il mio fantastico PQR che comprai tanti anni fa, no, non è vero, però forse più di un anno fa, da Tiger. Questo con il teschio che si illumina pure, ma non lo vedrete mai perché è giorno, quindi io come posso pretendere di farvi vedere poi le luci, le vedo meno come io. Quindi niente, ma bando al ciancio e ciancio alle bande, siamo qui per ciallare un altro pochino. Fa troppo caldo. Allora, siccome oggi per me era una giornata di merda, nel senso che non ho dormito niente perché siamo russa, il laboratorio stamattina è stato un caos. Mi volevo riposare, non sono riuscita a riposare, ma ho dovuto lavorare. Non riesco a stare in casa perché fa troppo caldo anche col ventilatore. Quindi ho detto o esco o do di cavo, quindi ho deciso di uscire. E ho fatto alcune compre che vedete qua, esattamente alla mia sinistra. E quindi ho deciso di farvi un haul perché qualche giorno fa ho comprato altre cose. Quindi metto tutto nel calderone e vi faccio il video. Tra le cose che ho comprato c'è questo gel, che è questo fucsia fantastico che io adoro. E ieri mi sono rifatta le unghie, l'ho messo anche nei piedi che vi vorrei far vedere, ma se alzo una gamba si vede tutto quello che non si dovrebbe vedere, quindi non lo farò. E che è di, non mi ricordo che marca, Melissa forse che uso sempre o qualcun altro che non ricordo. Comunque, queste spese appunto sono mezze di oggi, mezze di giorni fa. Iniziamo da quelle di giorni fa e con gli abiti, con i vestiti. Allora, iniziamo da H&M. Da H&M ho preso questo paio di pantaloncini carinissimi. Io vi vorrei dire anche quanto l'ho pagato. Però l'ho già indossati, già tolto tutte le etichette perché mi facesse schifo lasciarci la mezza, ho tolto tutto, quindi vedete c'è il ventilatore perché non lo vedete, aspetta, eccolo, si sente gira e niente, mi fa schifo lasciarci le etichette, non lo so, quindi non ho idea di quanto io l'abbia pagato, poco mi ricordo che l'ho pagato poco. Comunque ho preso questo paio di pantaloncini con tutte queste gale molto carini, di questo azzurrino, se così si può dire, sembrano enormi in realtà dalla videocamera. In realtà ho preso una M, volevo cercare, ma ho tagliato anche quella, era una M comunque, e perché li volevo un pochino più abitalte, li riporto, e sono carini perché sono fatti a V, sono quelli che ti si vede un pochino la righina del culo, della chiappa, però sono del pigiama, quindi ci sto a casa, al massimo mi vede Simo, che sai che è novità per lui, quindi, nel senso che appunto, ci dovrebbe essere abituato, teoricamente. Diciamo che dovrebbe conoscere il panorama, mettiamola così, quindi anche questi, sono stanca, il caldo mi fa veramente uscire fuori di testa. E in coordinato ci ho preso questo tanghero carinissimo che ho già lavato, e niente, carinissimo, sempre più o meno dello stesso colore, tiro via le cose più o meno. Questo si è ingrigito un po', ma perché è successo un po' di problemi con il caso chiaro, si è ingrigito leggermente, però molto carino. Tutto di pizzo, che questo l'ho pagato tipo una sciocchezza veramente, dietro easy, semplicissimo, veramente una sciocchezza, ma pochissimissimo proprio pagato. Poi passiamo oltre, poi ho preso questo che forse ce l'ho lasciato, sempre da H&M ho preso,
Sì, sempre dei gendarmi. Una 36 questo. Sono dimagrita, sono rientrata finalmente nella mia 40, 38-40 per i pantaloni normali, questi qua 36. Perché? Non so perché vestono. Cioè, almeno a me questi in tessuto mi vestono, prendo sempre una taglia meno. E niente, sono fatti così. Pantaloncino largo a strisce, troppo carino. Quest'anno sono entrata in fissa con questi pantaloncini. Se è il secondo o il terzo che compro. Comunque, uno bianco e questo ce l'ho sicuri. Non mi ricordo se c'è anche un altro paio. Comunque, sono entrata troppo in fissa, troppo, troppo in fissa, troppo carini. Si nota anche da questo, cioè, questo era il primo pantaloncino che compro praticamente del pigiama. Ne ho comprato anche un altro che però è a casa di Simo, molto easy, un pochino meno fronzoloso, grigio. Cioè, sono entrata in fissa con i pantaloncini. Quindi, vabbè, ok. E anche questi pagati non ho idea. Poi passiamo a questa maglia. Ha due cose che mi ha regalato mia madre. Allora, ora i vestiti li ho finiti, quelli che ho comprati io sono tutti regalati da ora in poi. Quindi, questa è una maglia bellissima di Pinco, no, Pinky, Pinco, perché io fa una confusione assurda, però Pinky è, diciamo, quella low cost. Non so che prezzi abbia Pinky, però insomma, è abbastanza abbordabile. Pinco costa decisamente di più, decisamente di più. Però è troppo bella, io ho un sacco di cose di Pinco perché mi ci trovo molto 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 bene con questo marchio. E niente, la maglia è questa ed è fatta praticamente così, molto easy, che alle mie spalle sta così, molto easy. E poi ha questo intreccio al collo, che praticamente questo voi lo infilate al collo e mettete la maglia. Fatelo vedere, praticamente impossibile. Questo viene così, praticamente si apre al collo e la maglia viene così. Non so se avete capito, vabbè, non importa, facciamo finta di sì. E questa che mi ha regalato mia mamma, cioè insieme a questa fantastica tutina che so solo quanto l'ha pagata, non so la marca. Etel Cruise. Questa tutina che l'ha pagata la bellezza di 89 euro, che in realtà non costa, insomma, è una tutina costicchia, però è fatta veramente bene. Allora, è una tutina semplicissima, davanti è così, con questo elastichino in vita, semplicissima, con i pantaloni lunghi in, non mi ricordo come si chiama questa stoffa, però vorrei anche dire. E dietro è fatta invece così, praticamente c'ha questo bottone e questo. E questo spacco. E niente, in realtà l'ho usata oggi per andare in laboratorio ed è fresca. Nonostante sia lunga, cosa che mi serve perché non posso andare di certo io in laboratorio. Quindi nonostante sia lunga è fresca. E poi ho fatto. Aspettate. Allora, sì, mi ero interrotta perché volevo cercare il profilo Instagram. Praticamente io sono andata domenica, poi non mi interessa quale domenica, una domenica a fare una sfilata per questo negozio che si chiama Severon e questo è il profilo. Aspettate. È il profilo Instagram, comunque ve lo linko qui sotto nel caso vogliate. Eccolo qua. Nel caso vogliate, insomma, andare a dare un'occhiata, a me non mi carica nulla, perché questo telefono oggi ha problemi di rete. Comunque c'è le foto anche della sfilata, ecco qua. Ora mi censurano perché ho sfilato anche in intimo, quindi non ve le posso far vedere per bene. Comunque questo è il negozio, ve li linkerò qui sotto. E mi ha regalato tre cosine, un paio di ciabatte carinissime con dei fenicotteri che però ho lasciato dai miei perché le tengo lì, qui ce l'ho. E poi mi ha regalato queste che sono un sogno, è un completo, Noi di Notte si chiama, è un completo di questa bellissima camicia da notte bianca, che è corta, scende giù,
ora scusate ma l'ho tenuto in valigia, quindi non è che sono proprio stirati, scende giù molto easy così, ha tutto l'inserto anche dietro in pizzo, tipo sì, lo stesso che ha davanti, e davanti è fatta così, troppo, io ho sfilato con questa e poi me l'hanno regalata dopo, troppo 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 bella, cioè ragazzi non potete, ma poi non potete capire quanto è morbida e come ci si sta addosso, e si completa con questa meraviglia di vestaglia, cioè ragazzi io in estasi, troppo belle queste cose, scusate è tutto sgualcito, ora mi pare bruttissimo davvero a vedere così, ma erano in valigia. La vestaglia è così, molto semplice, ha questo bordino, uffa, far vedere quasi senza che mi si bruci, vedete, ha questo bordino, no, lo vedete? Vabbè, ha un bordino, ha le maniche che riprendono la camicia, ecco qua, molto carina, in fondo idem e dietro ha il suo nastrino per legarla, ecco, non so se la vedete. Di tutto mi si brucia il fuoco, ecco qua, troppo bello, troppo bello. Arrivano tipo a metà coscia, una cosa del genere, fantastiche. E arriviamo all'ultimo regalo, che non è un vestito, ma è un paio di scarpe. Poi le scarpe dell'Adidas, che pagate 39,99€, ci sono rimasta malissimo. E questa l'ho comprata con Simo, infatti me la regalate, quella buon'anima del mio amore. L'ha regalata, ha comprato scarpe per lui, l'ho presa anche, no, ha insistito perché le prendessi anch'io, le ho prese perché mi servivano un paio di scarpe chiuse per il laboratorio e quindi le ha pagate lui. In realtà non è un vero e proprio regalo perché, cioè, a noi ci capita magari tipo da H&M quando siamo andati, ha comprato delle cose anche lui, ho pagato io per esempio, dopo ha pagato lui, cioè non è che facciamo hai pagato te, pago io, cioè si paga a turno, cioè non è che si stattano i conti, te hai pagato tot, io ho pagato tot, una volta paghi te, una volta pago io, come credo tutte le coppie normali, insomma. E però per me mi piace sempre, perché comunque me l'ha pagato lui, quindi per me sono un piccolo regalo a cui ci tengo. E niente, mi piacciono un sacco, ve le faccio vedere, sono le... io vorrei tanto dire i modelli, ma non me le ricordo. L'ho già sporcate, scritto a qualche parte modello, sì, da tennis questo, ok, no vabbè, insomma non facciamo finta, non ci interessi, sono queste le scarpe che conosciamo tutti, vanno tantissimo di moda, ho questa luce che mi brucia. Eccole, oh, così le vedete, eccole qua, queste sono i miei scarpini, ma tanto non te le faccio vedere tanto, cioè conosciutissime, prese con gli inserti verdi, troppo carine, mi piacciono un sacco, i ragazzi sono comodissime, comodissime, comunque sono rimasta male perché non mi ricordavo che le Adidas quando giocavo a tennis costassero così poco e costavano molto di quell'epoca. E in realtà quelle di Simo costano di più. Simo ha preso un paio uguale a queste, l'ha prese, lui ce l'aveva già, ha preso questo modello nuovo e non abbiamo le scarpe uguali, sì. E poi ha preso le Nike, quelle nuove nere con la logo Nike intorno, lui ha speso decisamente di più. Comunque le scarpe a donna costano poco relativamente, insomma, della diversa, almeno queste sono costate poco. Chiuso, se no mi dilungo troppo. Ok, passiamo agli acquisti di oggi. Però prima di tutto vi voglio far vedere questa, lei, che l'ho comprata giorni fa da Sephora. Mi ricordate la marca per chi la conosce? Credo sia proprio di Sephora, possibile, oppure di qualche altra marca che io ho buttato la scatolina e non ricordo, però l'ho presa perché mi piaceva troppo il color Tiffany, troppo troppo carina. Questa è veramente l'utilità delle cose che proprio, eh. Comunque, da un lato è fatta così piatta, non so se riuscite a vederla, sì, e dall'altra è, ecco, sì, sì, qui si vede bene, senza tanti giri, è fatta piatta e dall'altra è a punta. E ora non ho fondotinta, quindi la posso spiaccicare per tutto il viso. Ed è veramente molto, 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 molto carina questa parte piatta per tutto il viso e poi la punta per i punti
defecuile, ma senza che ve lo dico io, tutti la usiamo così, oppure uno la usa un cazzo, gli pare, facciamo così, pagata intorno ai 16 euro se non erro, 12 forse. Tra i 10 e i 20 euro, ragazzi, questi video proprio all pessimi. Comunque, bene, passiamo a quelli di oggi. Allora, iniziamo da casa, dalle cose di casa. Allora, qui c'ho lo scontrino, che però il ventilatore non collabora per niente. Quindi, io provo a vi dico solo che ho speso 51,90 euro, diciamo così, poi provo a darvi un po' di prezzi, mettiamola così. Allora, prima cosa che ho comprato, no, aspettate poco un po' di cose perché non ce la faremo mai se no, e tolgo pure la busta, aspettate un attimo. Allora, iniziamo dalle cose più noiose e barbose. Completo di asciugamani. Gli asciugamani arancioni, li ho comprati nuovi. Questo è da viso. Che costava inizialmente 5,90, poi 4,90, poi spela. Poi non lo so, ora voi. Asciugamano viso 3,90 euro e poi l'asciugamano per il bidet, che in realtà si chiama asciugamano ospite, vero? E costava 2,90 euro, 2,50 euro pagato, poi 1,90 euro, quindi 3,90 euro, 1,90 euro con 5 euro circa, 9,9 18, no, 6 euro vi fate una coppia di asciugamani molto carini. Credo che ci tornerò a comprarli per casa di Simo, che abbiamo finito tutti gli asciugamani perché morti, vabbè si asciugano gli asciugamani, ok. Questi, poi c'ho un prezzo di qualcosa appiccicato, perfetto. A fondo c'è scritto quanto risparmiato, ganzo, c'è scritto ho risparmiato 23 euro. Aspettate, ci sono dati la carta, ma vabbè, ganso, cazzo, avrei speso 75 euro, se no ricchetta capite. Poi ho preso, non so più da che parte fare, ho preso questo qua che è il frullino sbattitore latte, non frullino sbattitore latte, che è fatto, vedete, al il piedistallo, carinissimo. In realtà l'ho preso per mio padre che a casa l'ha rotto e quindi io glielo, ora in vacanza tornerà al mare sabato e quindi glielo regalerò, non ho idea di quanto io l'abbia pagato. Frullino cost end Mega Ions 8,50 euro, di solito costano tipo 2 euro, 4, 8,50 euro, Megoyons, vabbè, però è carino, io spero che questo gli duri perché fa fare tutti, vabbè. Poi, ciotolina, ho comprato un'altra ciotolina per far colazione per me e l'ho comprata con, io ci metto lo yogurt qua dentro, a proposito, non so come ricordate, non da fare la spesa, vabbè. E l'ho presa, c'era con tutti i giorni della settimana, io l'ho presa con mercoledì perché c'è scritto non vedo l'ora che arrivi il weekend, se non c'era lunedì che ho scritto non posso portare la sveglia, martedì non me l'ho rifatto, mercoledì questo, giovedì c'era stasera aperitivo e poi non me lo ricordo più perché non l'ho letti, però l'ho presa così, mi piacevano anche i colori. Questa pagata 3,50 euro, easy. Poi ho preso lui, non lo so, questa è veramente una spesa inutile, funziona pure a batterie che non ho, non so, non credo di avere, tra l'altro, ed è
il dispenser di sapone automatico, l'ho sempre voluto, l'ho trovato in un iper sconto perché da 19,90 l'ho pagato 9,90 e niente, quindi non l'ho preso, è questo qua, qui davanti alla luce non vedete niente, qui lo vedete, eccolo qua, perché questo, c'era già il 35% di sconto e c'era un ulteriore sconto di non so quanto, di altri 3 euro per capirsi. E quindi capacità 330 ml, sensori infrarossi per l'erogazione di sapone, liquido, detersivo per piatti o disinfettante per mani. Funziona con 4 batterie che sicuramente non ho, perfetto l'uso dei bagni, nelle cucine, ufficio, bla 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 bla. Sapone e batterie non inclusi. Le batterie con stronzi ci potrai anche mettere, il sapone ci metto che mi pare. Comunque questo. E poi ho preso le ultime due cosine. E ho preso questa qua, che ne sono troppo orgogliosa, bottiglia termica 05 a con disegno universo, bottiglia termica isolante con elevata durata di mantenimento della temperatura. Finché la tua bevanda possa rimanere calda più a lungo, riempi la bottiglia prima dell'utilizzo con dell'acqua calda per qualche minuto. Per acqua fredda. Allora, 5 gradi centigradi li mantiene per circa 6 ore, poi si alzerà a 9 e dopo 6 ore, no, dopo 6 ore si alza a 9, dopo 12 ore si alza a 13 gradi, invece 95 centigradi, gradi centigradi, dopo 6 ore si alza a 68, cazzo, diminuisce tanto, e dopo 12 ore 50, però sono 500 ml, insomma devo dire che comunque le mantiene calde. Questa è la bottiglia, questo è quello che stavo leggendo finora, aspettate, non vedo se lo vedete, eccolo. E io ora vi faccio vedere la bottiglia che ho pagato, costava 13,90 euro e l'ho pagata a 13,90 euro, questa non era sconto, no, e forse ce l'hanno già messa, comunque non mi interessa, troppo bellina, troppo fantastica, cioè fatta proprio a bottiglietta, vedete, troppo bella, troppo bella. Che devo lavare, puzza un pochino di nuovo e niente, è fatta così, veramente troppo di ganza, è fatta proprio a bottiglia, troppo ganza. E niente, questa credo la metterò vuota in frigo dopo averla lavata chiaramente, e poi ci metterò dell'acqua fredda, così più tutto è freddo più credo si mantenga, perché strano, chiaro, in Sicilia. Ok, ultimissima cosa, spesa inutilissima, proprio inutilissima, però la volevo da tanto tempo, la spazzola termica lisciante potenza 60 watt, temperatura 80-200 gradi, base riscaldante in ceramica, display digitale LCD, niente che vi devo aggiungere, liscia con un colpo di spazzola. No, non credo proprio. Comunque questa costava la PlayStation 9,90 che io ho pagato in realtà 9,90, quindi ho detto vabbè, una spesa che si possa fare. Praticamente ho speso per tutto quasi 10, 9, 8, cioè vabbè. E niente, questa qua, ve la faccio vedere. Ora la scartiamo insieme. Mi devo ricordare che devo tenere questo scontrino per la garanzia delle... degli aggeggi elettrici. È cascata, niente, che oggetto, tutto bene, niente, la spazzola è semplicemente questa, non c'era scritto display, dove è display? Forse è buono, non lo so, vabbè. Comunque la spazzola è questa, qui di lato ci sono i tasti, il display credo sia questo, o si illumina da qualche parte che adesso non vedo. Ma credo che ne possiamo fare anche a meno. Comunque la spazzola è questa, io tanto stasera mi devo lavare i capelli quando va molto più fresco di adesso, quindi la testeremo. Ok, basta, queste sono state le spese inutili che ho fatto da Casanova. Allora, state proprio inutili, mi sono piaciuta. Poi, siccome venerdì stacco da qui e corro dai miei al mare, ma mi sono totalmente dimenticata di prendere tutto, sono dimenticata tutto,
Quindi niente, gli asciugamani ce l'hanno loro, però ho dovuto provvedere per il resto. Quindi sono passata da Telly, che poi da che lato dell'altra faccia della busta non cambia, e ho preso un paio di ciabattine. Da Telly avevo preso anche quelle che mi fece vedere col pelo, che sono lì, ora non ci arrivo, e poi ho preso anche quelle con le conchiglie dorate, e ora ho preso direttamente queste con i brillantini dorati. Ho preso un 38, pagate 6,99 euro, sì. Ho preso il 38, ero indecisa tra il 37 e il 38, ho detto prendiamo un pochino più larghe. Queste sono sbrilluccicanti davanti alla luce, queste sono sbrilluccicanti dietro alla luce, eccole qua, sono fatte così, semplicissime. E mi sono resa conto che qui non, a terra non avevo un paio di fradito, e quindi niente, l'ho dovuto comprare, perché se ripasso per casa dei miei a prendere le cose per il mare, ce le tengo lì di solito, o a casa di Simo, ci metterò una vita e mezzo. E poi ho dovuto rimediare anche con il costume, in realtà qui un costumino di quelli più vecchi l'avevo portato per di un se ogni tanto va a piscina, mai, cioè, però anche qui ho speso 48,90 e vi faccio vedere. Allora, ho preso il sopra, che questi tanto non sono mai a sconto, perché chi è tettona come me si attacca e paga tutto il prezzo intero, vi so di altro non a sconto. Questo ho preso una quarta E, e l'ho pagato 35,96 euro. La quarta praticamente, allora la E è la coppa, quindi il seno. Non c'era una F, perché di solito io porto la F, che sarebbe A, B, C, D, E, F, la sesta, sì, io porto la F. Però queste che non hanno la coppa preformata mi sta anche la E abbastanza bene. E vedete, infatti c'è anche la F, vedete come coppa, che però di questo modello non c'era, era quello che mi piaceva. E la quarta è praticamente il giro vita. Io ho una terza in realtà come giro vita, giro il torace praticamente. Ho una terza, però prendo sempre la quarta perché sto più larga, non mi tira niente, sto meglio. Strane le tue, strane mie. Questo è fatto così, io non so come farvelo vedere. Carinissimo, mi ricordo un sacco gli anni 70, 60, 70, troppo, troppo carino. E sotto ci ho preso una tinta unita, una brasilianina, questa porto la seconda, pagata 12,95 euro, semplicissima brasilianina arancione, arancione. Ecco qua, e questo è il costumino. Io credo di aver finito, di aver fatto vedere todos. Ho finito anche l'acqua, sto morendo di caldo, soprattutto perché ho questa luce qui che mi sta, come dire, vai, scaldiamo l'aria d'inferno proprio. Niente, io vi mando un bacio. Stavo pensando di girarvi la mia base estiva adesso, tanto c'ho solo sopracciglia e rossetto e mascara che toglierò, quindi sì, forse vi giro la mia base estiva. E niente, io vi mando un bacio, spero che questo video vi abbia fatto almeno compagnia, vi abbia dato spunto per spendere un po' di soldini. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, guarda che me ne accorgo se non vi iscrivete. Vi lascio il link del negozio per cui ho sfilato qua sotto, dove trovate anche tutti i miei contatti. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Allora, scusate, rieccoci. Allora, vi aggiungo due pezzettini a questo haul, perché se no non ve lo monterò mai, non lo pubblicherò mai, non lo vedrete mai e bla bla. Quindi, fretta e furia, banda ciancia ciancia le bande, vi attacco questo pezzettino. Allora, voi direte ti mancava? Sì, mi mancava. La mia nuova baby, no, non è una Chanel, è simile a Chanel. Sì, comprerò la Chanel originale, qui lo dico, qui lo nego, è anni che ci penso. Fortunatamente non ho un negozio Chanel a portata di mano, perché qui a Terni non c'è nada de nada, né Chanel né Vuitton. A parte Vuitton, ho fatto danno già l'anno scorso che ho comprato i borsoni da viaggio, quindi vabbè, comunque non c'è niente, quindi sto alla larga da tentazione. Però l'anno scorso ho fatto danno a Firenze da Vuitton, quest'anno volevo fare danno da Chanel, fortunatamente non c'è qua e quindi eviterò questo danno.
Però tanto prima o poi tocca, sappiatelo. Comunque ho comprato questa mini, non c'entrava niente questa digressione. Ho comprato questa mini borsetta molto molto carina, perché qua non avevo una piccola nera. E quindi una sera dovevo uscire, quella rossa mi ci stava di merda e quindi l'ho comprata. E niente, pagata tipo niente in un negozio di borse, tra l'altro qui proprio in centro, pagata tipo 35 o 45, forse 45, ma cioè veramente niente. È molto carina, l'ho fatta tutta trapuntata così, ha l'hardware dorato con queste chiusure appunto che si gira. Ha questa catenella che la potete tenere così doppia per mettere a spalla, con anche questa a spalla, anche questa all'hardware dorato a spalla, oppure la potete come le Chanel, un pochino più difficilmente le Chanel perché non mi riesce, ma ok, andava tirata su, potete fare così e metterla, avete capito, o a tracolla se siete meno, no, forse anche io non ce la faccio, più o meno, a parte le tette ingombranti, insomma. Quindi questo potete regolarlo come vi pare, qua dietro c'è un taschino, ma lo vedete bene, e niente, è molto semplice, molto easy, a differenza di altre le Chanel che hanno la doppia apertura dentro, ha questa apertura unica, con qua la cernierina. Io non capisco perché sto continuando a farmi il paragone con la Chanel, che non ha niente di potenzialmente simile alla Chanel, a parte un vago ricordo per la forma e la tessitura della trama, proprio molto vago il porto, quindi sì, e niente, quindi questa qua, molto carina, easy peasy, insomma, così. Poi, mi sono passata da Bottega Verde e ho preso, ora, ecco, in realtà non dovevo prendere assolutamente niente da Bottega Verde perché ci ho lasciato un patrimonio questo mese, ma la mia vicina di casa, ma c'è che fanno gli sconti perché poi risistemano il negozio, chiudono, vacci, io ho preso tutto quello che non era sconto, no non è vero, era sconto, ma ho speso in tutto 18,42 euro per tre cose, non è che provo già questi sconti stratosferici, soprattutto per cose che non mi servivano. Questo niente, ho preso questo qua, è il del Cover Point, perché ho preso il vetro temperato intero per l'iPhone, non quello solo a filo, ma c'ha a filo dello schermo, ma c'ha anche bordini, insomma è tutto intero nero, ho pagato 15 euro, e poi la cover del telefono dorata, quindi per il telefono, tutto speso 23 euro. Come spende praticamente quasi 50 euro zanzan così, no cavolo, ho speso 23 più 18,42, vabbè 20, 43, mettici 45, ho speso 90, come spende 90 euro 5 minuti, 10, mezz'ora, un'ora, non lo so, vabbè, sorprendiamo, passiamo oltre. Allora ho preso la Bottega Verde queste due cosine, questo crema dopo sole idrata e sublima, prolunga l'abbronzatura con olio di pisco e di argan. Niente, quindi è un dopo sole che ho pagato 8,99 euro, che apriremo adesso insieme. L'avevo già sentito l'odore, mi piace in realtà, molto buono, secondo me il fiore di pisco, perché l'argan lo sento, ma c'è questo odore particolare che secondo me è il fiore di bisco. Questi sono 200 ml, quindi ok. E poi ho preso questo latte corpo che ho già utilizzato, fantastico l'odore, con burro di cacao, che ho pagato 6,99 euro al cioccolato. Ah, questo non l'ho fatto vedere, scusate. Eccolo qua. E questo al cioccolato. Ecco qua. E è buonissimo. Ma sa di cioccolato, lo sapete che mi ricorda? quello dell'acquolina sempre al cioccolato, credo sia anche quello, però non mi ricordo se è il cioccolato bianco o il cioccolato nero, insomma normale, però questo è 150 ml, però mi ricorda molto quello, ma è buonissimo, cioè raga,
troppo buono. E poi alla cassa, come non potevo farmi tentare, la ragazza mi ha detto: guarda, sconto, c'ho quest'altro, per 2,99 euro ho preso questa roba qua, che io in realtà pensavo fosse uno solo, invece è proprio tutto il set, troppo carino, di bicchierini da caffè, troppo carini. Infatti non vedevo l'ora di farveli vedere, così li tiro fuori e li uso. Troppo carini, forse volevo farvi vedere bianco. Sono 3 marroni e 3 bianchi con scritto espresso premium quality, 100%, vabbè, garantito 100%. Di qua c'è scritto espresso coffee collection, enjoy now, una roba del genere, credo. Mi vedessi, possono mettere il lavastoviglie molto bene, molto bene. Vabbè, ve li faccio vedere, eccoli qua. Queste sono le 2 varianti, ce ne sono 6, appunto, 3 così e 3 così. Troppo carini, troppo carini. Ora li metto subito a lavare il lavastoviglie e li andrò ad utilizzare subito, perché sono carini. Sì, penso proprio sì. Niente, todos, questo era tutto. Bando alle ciance, basta. Si vede che sono schizzata, ragazzi, non potete capire che giornata ho avuto. Sono tipo le 6, sono passata anche in agenzia viaggio per la nostra vacanza che non faremo mai. Mi è disimo però. E niente, io vi mando un bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale qui sotto, andatemi a seguire su Instagram, trovate tutto qua sotto. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video un pochino meno schizzata.